Il paese che vedete alle mie spalle è Seul e noi in questa giornata ci troviamo qua per documentare la nascita del Sardinia Blue Zone, il primo osservatorio sulla longevità. Da una parte il comitato scientifico e dall'altra il professor Michel Poulain e il dottor Gianni Pes, che attraverso quel pennarello blu hanno tracciato le zone blu, le Blue Zone, le aree della longevità in tutto il mondo, ovviamente Sardegna con Barbagia e Ogliastra protagoniste. Ma prima di andare a sentire dalla loro viva voce quelli che sono i percorsi che verranno protagonista la Sardinia Blue Zone, andiamo a intervistare una centenaria di Seul, Antonietta Boy, moglie di Espedito Murge, il suonatore di Launeddas. State con noi per un altro viaggio in questa Sardegna ricca di misteri e ricca soprattutto di fascino. Come naritesu naru ite suns Launeddas de ganna sun tres pezzos in totale su dumbu, su longu e su lisciu e sisuale, isateras duas anas astaquedas, sa grobagu, sa ma coseta, i forma su strumento musicale, con sabile mano de su sonatore, con tres cannas e vaghe su volcore. Poi, diverso tono e diverso armonia, ma tutto cantas già torna a passo, fonti, organo alto e su basso, mediana e mediana vippia, spinello con finta bagadia, poi verso famoso violasso, su chi viuso rallegra sue sospese, però sa scannas già sono sempre tese. Allora, la zona blu è un concetto che è stato sviluppato qui in Sardegna 20 anni fa, si riferisce ad una popolazione la cui longevità è eccezionale rispetto a dei criteri scientifici che ci siamo dati. Oggi nasce questa associazione che comprende 5 comuni dell'Ogliastra e un comune della Barbagia, dove appunto la longevità è eccezionale ed è addirittura ai primi posti mondiali. Per quanto riguarda la longevità nel sesso maschile siamo effettivamente ai primi posti, per quanto riguarda la longevità femminile c'è ancora Okinawa, un'isola giapponese che ci batte, ma forse non per molto. Per il momento abbiamo 6 comuni, il nostro obiettivo è quello di allargare l'area, quindi di invitare altri comuni che fossero interessati alla determinazione del livello di longevità di unirsi all'associazione e di fornire i dati demografici necessari per la certificazione. Ma tra i centenari che ho conosciuto mi ricordo Antonio Todde di Tiana, il quale compì 112 anni nel 2001 e al quale chiesi lei vorrebbe arrivare per esempio a 120 anni, e lui mi rispose: e perché non a 125, non mettiamo limiti alla provvidenza. No, non tutta la Sardegna è longeva, la longevità è concentrata nelle regioni dell'Ogliastra e della Barbagia, e ci sono altre zone blu nel mondo che noi abbiamo identificato nel corso degli anni, e sono la penisola di Nicoya nel Costa Rica, l'isola di Icaria nel Mare Egeo, quindi un'isola greca, l'isola di Okinawa nel Giappone e l'Ogliastra, che è la nostra terra. Porta 2 firme perché il concetto è stato elaborato dal sottoscritto e dal professor Michel Poulain dell'Università di Lovanio, che ho conosciuto 20 anni fa. Vicino al professor Poulain e dottore Gianni Pes, noi abbiamo costituito nell'associazione dell'Osservatorio Scientifico della Longevità un comitato scientifico pluridisciplinare, cioè che oltre i medici, lo studio statistico, abbiamo sviluppato attraverso diverse discipline come l'antropologia, come la sociologia, la psichiatria, le malattie di Alzheimer, la neurologa Maria Rita Piras, e noi vogliamo, è aperto questo comitato scientifico ad altri ricercatori del tutto il bacino mediterraneo, inclusi la Creta, la Corsica con le università, e di più cerchiamo di spiegare, di cercare i fattori che hanno condotto questi centenari a vivere così. Però non è una nozione di record, non è l'età che ci interessa, è anche 90 anni, noventenni studiamo, ottantenni, per capire il processo e la via di questi solci dei centenari. Antropologia dell'ambiente, perché
la geologia, il contesto ambientale è molto importante all'intorno dell'essere umano, del corpo dell'essere umano, le condizioni di vita. Tre fattori primordiali, quello dell'ambiente, che definiscono le regole di vita. Dopodiché abbiamo i secondari, che sono piuttosto i fattori che discendono di queste condizioni ambientali, cioè i prodotti, le piante che intervengono dopo, nel settore fattori terziari, che sono le ricette, il modo di vivere, che definisce il modo, il stile di vita. Saluto a tutti, siamo in domo di Zia Nennetta Bui in Seulo. Salute, zia Nennetta. Salute. Come ti stai? Bene, bene. Mi dici a narrare già data e nascita da vostra? 24 febbraio 1915. Precisamente che tenimos 101 anni. 101 anni al 24 febbraio. Siete in forma. Stai benissimo. Così, così. Raccontami una cosa. Come vivete voi questi giorni? Insomma, non ci manco penso. Mi pare che non manco dentro 101 anni. Mi sembra così. E mi domanda vale. Se è suo segreto, può arrivare a 21 anni? Il suo segreto, Dio ha provato me da... ha provato me da pittia, che non sa che sta nuda, fosse sposo, che andrà a traballare, a messaia, a seidaia, a marrai drigo, a marrai bingias, a pinigai verda, a tutto queste cose. Fino a quanto mi fu goiata. Buon esempio, quanto mi sono goiata. Uzis ozuba. Antos annos? Mi sono goiata, Deo tenia 22 e Isu tenia 24. E se ti sabarraos ozubaos, antos annos? Se io sabarraos parisi, e usciato 70 anni di matrimonio, e 75, e poi Isu ha fatto 100 anni su. E di usciato tutto parisi e poi io sono morto a 100 anni e 4 mesi. Ma Mananao io sono un suonatore della Uneda? Sì, fu suonatore della Uneda e andata a vita a suonare in cesta. In cesta di vita suona sempre in chiesa e fu andato ora pure a Roma, a Napoli, tutta questa. Sempre a suonare? Sempre a suonare, sì. E non c'è niente altro suonatore in Sardegna, fu di su su Cincivuti, poi è andato a tutta vita di Sardegna. Ah, poi quando ci sono stati tutti questi altri, poi quando ha fatto 100 anni, ci sono stati tutti a suonare questa messa. Tutto cosa è questa? Sì, sì. Ma io la costruiva pure usare la Uneda? Sì, 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 sì. Ma non è un'altra cosa, io usai sul cellulare? Beh, sul cellulare è proprio no, 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 no. I telefono mancano i cellulari, sì, sì, ma... Però vi spiegate, la tecnologia vi spiegate. Se mi piace, sì, sì. Grazie a me, da Sia Nenè. Salutai Sardegna Live. Un saluto po' Sardegna Live. Ah, un saluto, saluto a Sardegna. Sardegna Live. Saluto a tutti, Sardegna dai Seulo. Sardegna canta. C'è da Castia, mi piace da Castia. Tutte le cose delle televisioni, il segreto, il giornale da Castiai, i telegiornali, tutto. Cioè mi piace insomma Castiai, tutte le cose. Non ci passa l'ora. Grazie Meda. Prego. È un momento importante per la comunità di Seulo, perché assieme alle comunità di Urzulei, Talana, Baunei, Villagrande e Arzana, facendo rete aderiamo a questa Blue Zone grazie soprattutto ai numeri della longevità studiati dal professor Michel Poulain e dal dottor Pes, inventori della Blue Zone. Noi assieme, noi comunità di Seulo, assieme ripeto a queste comunità e assieme all'osservatorio Sardinia Blue Zone, un osservatorio fondato proprio per lo studio della longevità, abbiamo voluto questo convegno qui in paese. L'importanza di questo simposio è anche dimostrata dall'interesse
per questo evento dalla comunità scientifica internazionale e dalla, anche dalla presenza di giornalisti internazionali della Corsica e del Belgio in particolare. E vorrei anche sottolineare una cosa: questo evento noi lo dedichiamo lo dedico in particolare al mio vicino di casa, zio Vincenzo Murgia, zio Bissenti, morto pochi giorni fa all'età di quasi 102 anni, una persona che fino all'altro giorno ballava con noi il ballo sardo nella piazza del paese. Lo dedico a lui e ai suoi familiari. Grazie. Allora, l'importanza di questo riconoscimento del label su la Blue Zone, anche che tocca i paesi dell'Ogliastra, tra i quali Baunì, che oggi rappresento in questo convegno, è un riconoscimento della qualità della vita del nostro paese, del nostro comune. Il patrimonio immenso della memoria storica dei nostri anziani oggi vuole essere anche un messaggio per le nuove generazioni, per i ragazzi che oggi si affacciano comunque a cercare di vivere e trovare la possibilità anche di lavoro nel nostro comune. La qualità della vita, secondo me, oggi è fondamentale per creare quei presupposti di una comunità che trova negli anziani veramente il patrimonio e una radice solida per poter restare nel proprio paese. E assistiamo sempre di più ai paesi che si spopolano. Forse questo riconoscimento aiuterà senz'altro anche ad attrarre quei flussi di giovani, di persone che cercheranno in una vita che oggi è frenetica, la possibilità di pensare di vivere a 100 anni in una comunità che li accoglie socialmente integrata, giovane e anziano che oggi vivono insieme, si curano a vicenda con l'esperienza e con diciamo le cure che l'amore della famiglia sarda ha sempre insegnato alle nostre generazioni. I centenari viventi ad Arzana per il momento sono 4. Abbiamo una 99enne che nel giro di pochi mesi arriverà anche lì ai 100 anni, ma ciò che sorprende è il numero dei novantenni, ovvero abbiamo parecchi anziani che comunque fanno sì che poi alla fine questo riconoscimento della Blue Zone sia realmente un riconoscimento ad un progetto che va a valorizzare quello che è un intero settore che riguarda l'agroalimentare, ma non solo, poi certifica anche che si vive in un ambiente dove comunque ci sono le caratteristiche giuste per far sì che ci sia un alto tasso di longevità, ovvero l'acqua, l'aria e un contesto anche sociale dove comunque il centenario e l'anziano in particolare comunque sono messi in un ambito di valorizzazione. Ci riteniamo fortunati ad avere così tanti anziani, perché comunque questi anziani per noi sono una risorsa ed è grazie a questa risorsa che riusciamo a vivere in un contesto sociale completo, dove ovviamente il rapporto fra generazioni più giovani e generazioni più anziane fanno sì che poi alla fine ci si ritrovi anche in una situazione sociale che permette di vivere una vita più lunga, anche grazie appunto alla comunicazione fra ciò che è stato e ciò che è attualmente.